Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Partiamo con il nostro seminario. Ovviamente vi ricordo subito la possibilità di venirci a trovare, ci fa molto piacere, anzi organizziamo questi eventi fisici appositamente a Milano giovedì 1 ottobre, manca pochissimo, e a Genova il giorno successivo venerdì 2 ottobre, quindi manca davvero poco questi due eventi. Parleremo di operatività, saremo molto operativi. A Genova affronteremo un discorso tra trading automatico e trading manuale, parleremo molto anche di grid. A Milano parleremo anche di grid se c'è tempo, ma soprattutto anche di grafici Renko, di price action, quindi indicazioni semplici ma efficaci. Proporremo delle novità anche su Renko, quindi mi raccomando, partecipate numerosi, sempre ottimo incontrarci. I seminari durano dalle 10 alle 17:30, ovviamente con le dovute pause. Ed è sempre piacevolissimo incontrarsi, quindi basta andare su swissquote.it, cliccare su assistenza, webinars e corsi gratuiti, e poi scorrere in fondo e registrarsi all'evento dove si può partecipare. Registratevi, sono ovviamente seminari gratuiti come tutto quello che fa Swissquote, registratevi solo appunto per motivi organizzativi nostri. Finora abbiamo una settantina di iscritti a Milano e a Genova mi sembra una cinquantina, però mi raccomando. Iscrivetevi e partecipate, c'è ancora molto posto, quindi vogliamo le aule piene perché è sempre un motivo per incontrarci, quindi io ci tengo davvero parecchio questo, quindi mi raccomando. Poi vi ricordo anche la mia pagina Facebook, Stefano Gianti Squisquot, che utilizzo per interagire molto con voi. Ad esempio ieri ho messo questa analisi che poi rimanda al mio blog, che vorrei utilizzare molto di più, però tutto sommato per diversi aspetti non è mai facilissimo, anzi, se volete andarlo a vedere, basta che andate sul mio Facebook Stefano Gianti Squisquot e poi cliccate sul link o andate direttamente sul mio blog che è su Finanza Online, quindi è TFL, che sta per Trading for a Living, tfl.finanza.com. Comunque, la situazione, magari su questo la vediamo anche subito al volo. Quello che ho fatto, e poi appunto a Milano soprattutto parleremo molto di questo, come effettuare questi studi, quindi chi verrà a Milano praticamente parleremo molto di questo. Cosa è successo sull'euro-dollaro? C'è stato un movimento davvero forte, rialzo di 230 pips in 4 giorni. Mi sono scritto adesso 4 ore e 19 giorni, invece di aver scritto 4 giorni e 19 ore, ho scritto il contrario, vabbè, comunque capita anche questo. Il secondo invece è durato 1 giorno e 22 ore. Il secondo movimento è stato praticamente simile al primo di intensità, in termini di pips, diciamo, 230 il primo, 227 il secondo, ma la cosa interessante è stata questa, che dopo il ritracciamento, questo è stato un ritracciamento del 38%, come ho scritto poi sotto, c'è stato poi il rialzo, ok? Quindi questo praticamente l'onda 3 che è arrivata al 138% del primo movimento impulsivo. E la cosa interessante è guardare che c'è questo movimento davvero molto veloce e repentino, e tra l'altro questo ritracciamento è partito dal 61,8% come ho scritto sotto. Interessante e semplice l'analisi, unendo un po' Renko e Fibonacci, si ottengono davvero risultati abbastanza semplici, nel senso che Renko è uno studio delle candele molto interessante perché studia di fatto la sola price action, quindi davvero molto 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 interessante. Elimina un po' il concetto di tempo da grafico, come diciamo nel titolo appunto del seminario di Milano, e soprattutto dà la possibilità di vedere i livelli più importanti di supporto e resistenza, che è davvero molto interessante. Ora, la cosa da seguire è proprio il fatto che il 138% dell'estensione precedente arriva al livello di supporto precedente, che quindi andrà probabilmente in area 1. 11,40, cosa che poi tra l'altro questa è un'analisi che ho postato ieri. Oggi non è arrivato 1,11,40, però diciamo che è arrivato a 55, adesso sta un pochino ritracciando. Comunque, vorrei avere sicuramente più tempo per fare più analisi di questo tipo sul mio blog. Comunque sul mio Facebook tante volte le faccio un po' più veloci e meno approfondite, però ne faccio diverse durante la giornata e mi fa piacere se anche voi potete postare, come già fate, molti di voi fanno. Le vostre idee, questo è davvero molto interessante. Ad esempio, partiamo da questo, anche dato che siamo qua a parlare anche di autochartist, ovviamente. Vi ricordo prima di iniziare i nostri contatti, squisscot.it, il sito info@squisscot.it,
it la nostra mail. Vi ricordo, le informazioni fornite e opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre davvero molto molto importante da ribadire. Mi raccomando, utilizzate la chat come al solito per tutti gli spunti operativi che potete avere anche voi. È un discorso di condivisione dei trading mio, quindi mi raccomando, se avete idee basta fare il tasto destro da grafico, salva come immagine in fondo dal menu a tendina che vi esce, e poi andate a selezionare attiva grafico così com'è e posta l'immagine online a servizio MQL5, cliccate su ok, e poi il vostro browser, dopo che cliccate su ok, vi va ad aprire la pagina che potete mandarmi tranquillamente. Bene, allora iniziamo subito dall'operatività. Datemi conferma che vedete e sentite tutti bene, anche se prima l'avete fatto. Datemi conferma. Bene, grazie mille. Allora, andiamo subito sull'operatività con AutoChartist. Ricordo che abbiamo fatto già diversi appuntamenti come questo, sono tutti registrati sul nostro YouTube e soprattutto anche sul nostro YouTube, che il nostro YouTube lo trovate sulla pagina, vi faccio vedere come si fa. Dal nostro sito swissquote.it, si clicca in basso a destra sul pallino dei social e poi si vanno a trovare i vari seminari. Già giovedì abbiamo fatto un seminario come questo, però attenzione perché abbiamo già fatto un seminario su AutoChartis che trovate nel nostro canale YouTube. Diversamente, chiedetemi il link diretto stefano.gianti@swissquote.com e ve lo posso mandare. Un seminario su YouTube che dura circa un'ora, dove viene spiegato bene, completamente, dettagliatamente il funzionamento di YouTube stesso, quindi di YouTube, sì, di AutoChartist stesso. Quindi andiamo direttamente sull'operatività. Allora, quello che avevamo qua, lasciato qua, è RGBP 30 minuti. Vedete, qualsiasi grafico voi abbiate aperto, che vada da un time frame di 15 minuti ad H4, viene esaminato dai chart patterns o dai Fibonacci patterns o key levels di AutoChartist, a seconda di quello che scegliete voi. Io prediligo nella sua semplicità il primo, i chart pattern, che poi sono i pattern più classici di analisi tecnica. Poi ci sono anche un po' per i più evoluti i Fibonacci patterns, che sono i pattern tipo butterfly, eccetera, che sono comunque davvero molto interessanti anch'essi, però sono un pochino più complicati. Ecco, i chart pattern è quello che consiglio un po' tutti, anche per iniziare a utilizzare un software interessante come appunto AutoChartist. Uno appunto dei più classici pattern di analisi tecnica è questo che mostra AutoChartist. Questo è un canale, vedete che AutoChartist allora cosa fa? Vi evidenzia anche quelli che aveva evidenziato in passato, che quindi di fatto hanno già dato segnali operativi e vi rimangono in grigio. Qua sopra anche c'è la parte restante del canale. Quindi quelli del passato rimangono anche per dare la possibilità a tutti di effettuare un proprio backtest. Allora rimangono. Quando invece l'ultimo pattern c'è, esiste ancora un pattern emergente o già completato, come in questo caso, vi viene evidenziato con il colore, quindi verde la parte della resistenza e blu la parte del supporto. Ok, quindi l'ultimo pattern viene evidenziato in questi colori che ovviamente, vabbè, come tutti gli indicatori, se volete potete andare a modificare, andate a modificare il verde e il blu con il colore che volete, quello è chiaro, li trovate qua sotto. Ok? Questo qua, vedete la resistenza e il supporto. E questo invece è quello vecchio, diciamo, quello che poi rimane comunque sul grafico. Quando viene completato il pattern, viene evidenziato l'obiettivo di prezzo. Ok, quindi c'è scritto completo il pattern, completato, e la previsione 0,72,44. Vi ripeto sempre questo quando viene effettivamente definito questo con pattern completato, quando il prezzo chiude oltre il livello, quindi ci deve essere la chiusura, il breakout e la chiusura oltre quel livello, non solo il breakout e basta, perché ad esempio se fa un massimo oltre il livello ma chiude all'interno del pattern, questo non verrà dato come pattern completato. Ok? Quello che potete fare, 0,7244 è l'obiettivo. L'obiettivo, vi ricordo, è sempre la parte più vicina al pattern, quindi per un target rialzista,
è la parte inferiore del quadratino grigio che vedete, per capirci. Io quello che consiglio molto spesso è di cercare invece di far correre la posizione, perché è vero che qua AutoChartis vi dà un livello fisso, forecast price, la previsione di prezzo, ok? Che corrisponde appunto alla parte inferiore della parte di questo quadrato grigio evidenziato da AutoChartis, ok? Però attenzione, perché ha molto senso cercare di far correre la posizione eventualmente fino anche alla parte opposta, quindi si potrebbe gestire attivamente, se volete, questa posizione, quindi non individuando un take profit qua, ma andando a ragionare in trailing, quindi se ad esempio io riesco a chiudere la posizione poi dalla parte opposta del quadratino o a metà, meglio ancora. Quindi io quello che cerco di fare è gestire la posizione che inizialmente avrà uno stop loss dalla parte opposta del pattern, e poi potete ragionare con il vero e proprio trailing oppure ragionare a scalini, quindi quando viene raggiunto il primo obiettivo, che è la parte inferiore del pattern, potete andare a spostare il vostro stop loss a 0, ok? In quel caso avete, come al solito, vantaggio svantaggio, nel senso il vantaggio è che se il mercato continua ad andare con il suo tempo dopo i vari ritracciamenti dalla parte giusta, guadagnerete potenzialmente il doppio, anche un po' di più. Se invece però, attenzione, il mercato dovesse ritracciare e andare al punto d'ingresso, chiudete una posizione che vi faccia guadagnare a zero, quindi dovete trovare un po' il vostro ottimo. Però attenzione, annotazione importante e doverosa, tutte le statistiche che trovate nell'AutoChartist web application che abbiamo già studiato più volte nei nostri seminari, soprattutto nel seminario base che eventualmente vi consiglio di andarvi a rivedere, nelle performance statistics che trovate qua sopra, vabbè, io qua vi ricordo sempre che la lingua la mettete come volete, anche in italiano o in cinese, in polacco, quello che volete. Nelle statistiche comunque di AutoChartis, quello che vedete, mi raccomando, è sempre riferito al forecast price di AutoChartis, quindi quando vi dice che sull'euro sterlina un canale ribassista in passato ha pagato al 74% dei casi, per esempio, si riferisce in questa situazione, che è arrivato a quel livello lì, quindi il forecast price, ok? Quindi è normale che se modificate leggermente la strategia di gestione del rischio, quello non è invece compreso nelle statistiche, questo l'abbiamo già esaminato dettagliatamente, quindi vorrei essere più operativo e non mi soffermo molto su questo. Comunque, mi raccomando, un'altra notazione importante però è questa, questo è un treno che o siete stati in grado di prendere all'inizio, quindi praticamente 2 ore fa, con un ingresso 0,72 e 16 o attorno a quel livello, diversamente non commettete l'errore che andate a comprare ora, dove siamo ormai in mezzo al limbo, ormai tra l'altro come rischio rendimento non ne varrebbe neanche più la pena. Quindi mi raccomando, tra l'altro su AutoChartis c'è anche la possibilità, se volete, di sottoscrivere le varie mail, basta che andate in messaggi allarmi e mettete la mail come abbiamo fatto vedere più volte, mi raccomando, quindi non esitate se non l'avete visto o se lo volete rivedere a chiedermi il link, lo trovate sul nostro YouTube, diversamente vi posso mandare io se mi iscrivete a stefano.gianti@squisco.com il primo webinar dove abbiamo spiegato dettagliatamente AutoChartis, questo è molto molto importante. Massimo mi dice scusami, non mi fa scaricare AutoChartis da Swissquote, allora tu vai su swissquote.it, questo dico per tutti, andate qui sulla seconda tab qua del header, come si chiama, del sito, e c'è scritto fai decollare il tuo trading con i grafici AutoChartist, cliccate su scopri di più. E poi vi si apre la pagina di installazione. Una cosa importante, quando lo installate vi trova in automatico la cartella. Però può essere che magari voi avete già fatto installazioni, avete fatto un'installazione in una cartella diversa. Quindi se vi dice che non vi trova la cartella, voi fate così, File, apri scheda data, e la, adesso la porto sull'altro monitor, e la Meta Windows vi apre la cartella di Windows dove è installata la MetaTrader. Voi andate a selezionare questo link e copiate il link, ok? Poi nel vostro, nella vostra casella dell'installazione, andate a incollare questo link lasciando MQL4, perché poi a dire la verità, quindi fate così.
Un'altra che se si... rifacciamo da capo. File, apri scheda data. Poi vi apre la cartella MetaTrader e andate su MQL4 perché poi della verità non sarà qua dentro AutoChartis, come vedete. Quindi andate a selezionare questo link e lo copiate. Poi nella cartella di installazione di AutoChartis, se ve l'aveva chiesto, lo incollate. Diversamente, guardate, dovrebbe già trovarvelo in automatico. Comunque, se non lo facesse, lo andate a trovare facendo, a installare su quella cartella facendo così. Poi cosa fate? Ovviamente dovete avere la MetaTrader di Swissquote installata sul vostro computer. Poi cosa fate? Chiudete la piattaforma, la riaprite e trovate tutti gli indicatori sotto la cartella indicatori. Quindi avete AutoChartis, Chart Pattern, Fibonacci Pattern, Skill Levels, Market Reports, Volatility e Web Application. Questi due rimandano sul web, Web Application e Market Report. Invece questi tre sono quelli dei pattern, quello che evidenzio sempre io è chart pattern per farvi capire, l'AutoChartis Volatility e invece sono queste lineette blu a destra e anche qua abbiamo speso un bel po' di minuti discutendo sulla volatilità del strumento finanziario, come ad esempio gestire la propria posizione con gli stop loss stando al di fuori di questo livello, però anche questo è un concetto che ho ripreso più volte, quindi adesso non vorrei ripetere più volte la stessa cosa, vorrei procedere con l'operatività che possiamo fare. Il link dove lo prendo per copiarlo mi scrive Massi, l'ho fatto vedere prima, però adesso non so se mi ha scritto prima adesso. File, apri scheda data, MQL4 e fate il copia e incolla di questa cartella. Il link invece per scaricare Swissquote lo trovi, AutoChartis lo trovi su swissquote.it. Poi vedi qua sul secondo pallino per capirci e clicchi su Scopri di più e ti si va ad aprire questa pagina e qua in fondo trovi AutoChartist. Vedi qua c'è scritto plugin MT4, vabbè o MT5 per chi la usa, io consiglio sempre la MT4 decisamente. Comunque adesso ve lo copio e incollo in chat, eccolo qua. Installatevi tranquillamente AutoChartis. AutoChartis funziona con la piattaforma. AutoChartis è un software creato da AutoChartis, la società, che poi rivende agli intermediari. Swissquote lo offre gratuitamente ai propri clienti, quindi mi raccomando, non andate sul sito di AutoChartis perché poi lì è un servizio a pagamento. Andate su Swissquote.it, lo scaricate. Questo tool è creato appositamente proprio per riconoscere le credenziali del vostro conto, quindi se è un conto reale lo potete usare illimitatamente senza nessun problema. Se è un conto demo, e il conto demo dura soltanto 30 giorni, se è un conto demo potete utilizzare AutoChartist, ma attenzione perché poi la ricerca, i pattern eccetera li vedete con 5 candele di ritardo, quindi se è un grafico 15 minuti lo vedete 75 minuti dopo, se è un grafico orario lo vedete un'ora dopo, se è un grafico a 4 ore lo vedete 20 ore dopo, quindi di fatto è un metodo questo per farvi vedere effettivamente come funziona il tool, ma poi ovviamente per utilizzarlo correttamente bisogna utilizzarlo su un conto reale, anche perché poi alla fine tutto sommato il conto demo, mi raccomando, serve magari a capire come funziona la piattaforma, tutto quello che volete, a testare ad esempio delle strategie, eccetera, eccetera, ma l'operatività in reale, se non la si fa, poi diventa magari anche inutile nel lungo periodo andare a leggere 3.000 libri, seguire 4.000 seminari e fare 5.000 trading demo. Mi raccomando, questo lo dico anche per esperienza, perché io la prima cosa che ho fatto, dopo aver seguito un corso, tra l'altro anche a pagamento, sabato e domenica, il lunedì mi sono aperto un conto e ho fatto esperienza con i soldini veri. Poi ognuno può versare di più, può versare di meno, l'importante è gestire bene quello che si ha, considerandolo, qualsiasi saldo voi abbiate sul conto, considerate come se fosse un fondo hedge dove gestite soldi di terzi, ci siano 45 miliardi. Ecco, qualsiasi cifra abbiate sul conto, che siano 45 euro, 450 euro, 4.500 euro, 45.000 euro, gestiteli come se fossero soldi di terzi, come se doveste fare una buona performance, e quindi per fare una buona performance, mi raccomando, bisogna pensare a quanto si rischia. E poi, gestendo bene il rischio, farete la performance. Diversamente, se non gestite il rischio, farete una ottima performance, ma col segno meno davanti. Bene, ora facciamo così: esperimento. Andiamo su un altro strumento caso. Vediamo se ci sono opportunità. USD CAD, 30 minuti. Poi tenete presente che ci impiega sempre un pochino a fare la ricerca dei pattern. Se no, invece di fare così a caso, come sto facendo io, andate appunto sulla
web application di AutoChartis, fate il doppio clic, cliccate poi su ok, vi esce questa pagina web dove di fatto viene fatta la ricerca giustamente in tempo reale, poi li vado a ordinare per qualità, perché AutoChartis dà anche un voto, e quindi poi volendo possiamo andare direttamente a vedere ad esempio questo, vedete questo è un butterfly, questo è un Gartley, che sono i pattern sui Fibonacci levels, invece il triangolo ascendente sul chart pattern, quindi comunque andate a vedere quello che volete. Quello che vi dico è che io li ordino per qualità, perché AutoChartis dà anche un voto al pattern stesso da 1 a 10 e quindi volendo si può anche sfruttare questa cosa. Mi raccomando, è ovvio che la parte web, uno prende i dati da AutoChartist, non dall'intermediario, ma soprattutto se glielo danno in 15 minuti. Quindi mi raccomando, può darsi che per qualsiasi motivo sulla MetaTrader poi vedrete dei pattern leggermente diversi, perché i prezzi che vedete sulla ricerca di AutoChartist non sono i prezzi dell'interbancario che invece prende Swissquote, e lì la differenza poi per carità può essere minima, ma in alcuni casi può essere importante per avere un pattern oppure un altro. E soprattutto il fatto che ovviamente la piattaforma è aggiornata al millisecondo, AutoChartis invece si aggiorna ogni 15 minuti perché il time frame minimo per fare le ricerche e per vedere anche i pattern. E quindi mi raccomando, dovete andare necessariamente alla piattaforma. Quindi USD CAD, 30 minuti. Io sono andato a casa, non ho trovato niente. Quindi, invece, quello che abbiamo visto adesso è NZD USD, 15 minuti. Vediamo se appunto troviamo anche sulla piattaforma il pattern che abbiamo appena visto. Vanino infatti dice: spesso non c'è corrispondenza tra sito e piattaforma. Sì, i motivi sono da ricondurre effettivamente a quello che ho appena detto, perché soprattutto sul 4 ore. È un problema in più, perché sapete che il 4 ore è un time frame un po' particolare per il mercato delle valute, nonostante sia molto utilizzato, perché comunque il 4 ore dipende da che GMT sei, quindi i 4 ore fanno cambiare da mezzanotte alle 4, dalle 4 alle 8, dalle 8 alle 12, dalle 12 alle 16, dalle 16 alle 20, dalle 20 alle 24, però capite che in Italia mezzanotte un'ora prima, cioè quando in Italia è mezzanotte, qua l'ora sono le 23, quindi il 4 ore cambia proprio a seconda del fuso orario. Comunque il fatto che non ci sia corrispondenza a volte tra la web application e la piattaforma in tempo reale è effettivamente da ricondurre a quello che abbiamo appena detto. Vincenzo dice: se uno strumento ha più pattern, come si fa a selezionare uno diverso da quello che carica il software? Ah, se ha più pattern, voi, come dicevo prima, vedete l'ultimo che si è appena formato in verde-blu, supporto resistenza, che sono rispettivamente verde-blu. Il meno recente, invece, lo vedete comunque sulla piattaforma, ma in grigio. Ok? Allora, poi cosa volevamo vedere anche? C'era questo interessante. Questo cos'era? NZD USD. Vedete, queste sono molto particolari. Dov'è mai sparito? Aiuto. Eccolo qua. Questi sono molto particolari perché sono i pattern quelli Fibonacci, giusto per capirci, e li potete caricare. Allora, Butterfly, Gartley, ABCD, ABCD. Vediamo se ci sono altri. Il Tree Drive. Quelli che praticamente vedete in AutoChartis nella ricerca con queste concine sono i Fibonacci pattern, ok? Quindi per visualizzarli qua poi dovete avere. Dovete avere il Fibonacci pattern, questo qua, ok? Quindi voi potete visualizzare sia uno o l'altro, è normale che se poi vedete troppe linee sul grafico fate lista indicatori e uno o l'altro toglietelo. State attenti a non togliere tendenzialmente mai la web application, perché se lo togliete e poi lo volete riavviare può essere che il vostro browser vi riconosca come già loggati per un discorso di cookies e quindi dovreste riavviare il computer o eliminare tutti i cookies, fate prima a riavviare il computer. Quindi mi raccomando cercate di non cancellare mai la web application perché poi se la riavviate è facile che non vi venga riconosciuta dal vostro browser. Comunque, dicevo che appunto quei due tipi sono
i Fibonacci pattern, invece quando vedete questi con Cina sono i chart pattern, ok? Perfetto. Cosa vuol dire età mica denso? Età è quanto è vecchio il pattern? Allora, età è, l'abbiamo detto l'altra volta. Allora, la durata è se c'è un pattern come un canale, quanto tempo le candele sono dentro questo canale o questo pattern, ok? Quindi andate a contare le candele che visualizzate, quella è la durata. Invece, l'altra voce che vedete sulla destra, età, che tutto sommato non è anche una traduzione fatta male, perché in inglese c'è scritto age, è da quante candele praticamente puoi trarre quel pattern, ok? Perché ad esempio un pattern di questo tipo, con i livelli di Fibonacci, è davvero molto interessante, perché quando è che lo tradi tu un pattern? Questi di Fibonacci sono più complicati. Effettivamente, andiamo a prendere ad esempio questa butterfly, CFH NOK, poi ho il browser un pochino lento, vediamo un po' quanto ci impiega per caricarmelo. Ma si dice, possiamo fare una prova su GBP/Yen segnale sell? Sì. Dimmi anche il time frame. Adesso stavamo vedendo quello di prima NZD/USD, comunque. Possiamo fare ovviamente tutto. Allora, ora io vado a togliere questo. Facciamo questo, esaminiamo, che dobbiamo ancora esaminarlo, quello che mi ha visto l'autochartist, e poi andiamo su GBP/USD segnale sell. Ecco, allora, adesso, come avete visto, Explorer lì ci mette un po' a caricarlo, non so come mai. Ecco, allora, questo è quello che appunto diciamo pochi secondi fa, chi è che me l'ha chiesto prima, se vedo due pattern, come te li vede? Due pattern nello stesso momento li puoi vedere, sullo stesso time frame, qua siamo su 15 minuti, NZD/USD, quello che abbiamo visto prima, proprio dalla ricerca di Autochartist, lo andiamo a esaminare. Due pattern quasi nello stesso momento lo puoi vedere, infatti come vi dicevo prima, quelli un pochino, anche se questo pattern che vedete qua in grigio è molto simile a quello attuale, ma viene considerato un pochino più vecchiotto perché formatosi prima, vedete Autochartist ve lo evidenzia lo stesso, come vi evidenzia anche questo ancora di prima e questa compressione triangolare di prima, quindi questi rimangono per fare in modo che uno possa anche valutare, fare un po' di backtest, valutare l'affidabilità di Autochartist, e infatti lascia, diciamo, le impronte sul grafico, non è che poi li cancella. Però mi raccomando, il più recente lo vedete sempre evidenziato in blu o verde, che ora evidenzio sopra, quindi voi andate sempre di fatto a tradare eventualmente quest'ultimo pattern. Allora, chi mi dice perché questo è un pattern considerato ancora emergente? Questo cos'è? È un triangolo ascendente formato da 33 candele. Vedere, contiamole da qua a qua, io ne conto 34 con la funzione questa qua, io vi ricordo che con la croce li andate volendo proprio, non è che dovete contare 1, 2, mettete il mouse dove volete contare l'inizio, cliccate qua a sinistro, poi muovete il mouse, io ne conto 33, corretto, perfetto, vedete? 33 candele dalla prima a sinistra a quest'ultima a destra, poi si muove il mouse, ok? Quindi come è scritto qua da Autochartist? Direzione rialzista, perché l'analisi tecnica dice che il triangolo ascendente è un pattern rialzista, ok? Io l'altra volta avevo detto tendenzialmente un triangolo, anche se adesso rompe al ribasso, io me lo trado tranquillamente, però giustamente l'analisi tecnica, Autochartist è più preciso su questo, mi dice ok, te lo tradi soltanto al rialzo, infatti ti mette, per non sbagliarti, la freccina blu verso l'alto, pattern di continuazione, la qualità del triangolo è effettivamente scarsa, il voto è soltanto 5, infatti come potete vedere la compressione è scarsa, cioè tendenzialmente un triangolo, adesso anche quello di prima era abbastanza esagerato, qua la compressione era notevole, un triangolo tendenzialmente ha una compressione più marcata rispetto a questo qua. Comunque, questo che volevo evidenziare, questo è un pattern emergente anche perché non ha ancora effettuato il breakout di questo livello verde che ora evidenzio qua sopra,
Lo sta facendo adesso, ma attenzione perché anche se adesso fa il breakout di questo livello, ma poi dovesse chiudere sotto, perché questo è un 15 minuti, quindi chiude tra pochissimo, per carità, però se anche dovesse chiudere lì, praticamente non, cioè se dovesse rompere quel livello non vi dà ancora il segnale, ok? Qua rimarrà sempre emergente, diventerà completato se quando chiude questa candela, vabbè, tra qualche minuto, 14 minuti, questa si è appena sviluppata, chiuderà sopra questo livello. Quindi mi raccomando, chi invece di voi volesse essere più aggressivo nell'operatività, cosa può fare? Può andarsi a tradare proprio il breakout. Però vi ricordo sempre, scusate, che tutte le statistiche che Associati esporta in questa sezione, che è assolutamente da visitare, statistiche e prestazioni, sono relative soltanto come si chiama? Al fatto che il breakout sia stato studiato in chiusura da Societis, quindi mi raccomando, questo è importante. Ok? Ora, perché non carica i dati? Il mio browser? Poi sta storia che hanno tolto flash, non ho capito. Comunque, pare che i browser stiano togliendo flash. Qualcuno di voi è più tecnico esperto di me? Comunque, Sergio mi dice, quando c'è scritto completato, significa che non bisogna prenderlo in considerazione? No, 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 attenzione, devi valutare appunto l'età, quello che dicevamo prima, quello che vedi nella ricerca della colonna destra, ma soprattutto guarda, quello che devi valutare maggiormente è il prezzo, cioè ad esempio, se tu questo pattern ora cosa fai? Adesso magari te lo tieni lì e te lo segui, quindi magari dici guarda, questo mi può interessare, se voglio tradarmi breakout potenzialmente posso già mettermi un ordine. E so, le dico sopra 0,66, 63,31, fammi l'acquisto, quindi posso già andare al mercato, mettere un ordine pendente, dire buy stop 0,63,31, ok? Poi clicco su posiziona e se ci dovesse essere beccato di quel livello, mi manda a mercato. Se invece non voglio tradare il breakout vero e proprio, ma voglio aspettare la chiusura come consigliato Chartist, io posso stare qua, dico ok, questo qua me lo metto in piccolo, oppure me lo lascio qua sotto, nel frattempo mi guardo altre opportunità, e poi alle 11:45, quando chiuderà questa candela, vedrò se questa candela ha chiuso sopra quel livello, in quel caso posso andare effettivamente a comprare sulla chiusura di quella candela, e giustamente con la quantità dovuta, col mio stop loss, questo è fondamentale, e quindi devo aspettare la chiusura di questa candela. Ok? Se invece comunque, come appunto mi stai chiedendo tu Sergio, di fatto, magari vedo questo pattern che è completato perché la chiusura della candela l'ha già fatta e magari è passata anche un'altra candela, però il prezzo è ancora lì, tutto sommato capisci che magari compro anche meglio, ok? Magari compro un pochino peggio, l'importante è che stai nell'intorno di quel livello, cioè non andare mai a comprare come andavo prima, quello che avevamo visto all'inizio su euro sterlino a rialzo, quando invece è un pattern che si è verificato 4 candele fa, ha chiuso e basta, cioè ormai lì non ne vale più la pena proprio come rischio rendimento, perché nell'esempio su euro sterlina che abbiamo visto poco fa, praticamente non ne valeva più la pena perché poi rischiavi 1 per guadagnare 0,20, ormai eravamo su quel livello. Può capitare, Francesco, come sta dicendo, che sussiste qualche problema di caricamento un pochino più lento, come sto riscontrando anch'io, sì. Ma si dice H4, quindi prima, aspetta, cosa che mi dicevi? Che valuta era il GBP yen? Guarda, tutte le valute legate allo yen sono belle volatili, quindi sono molto interessanti a seguire. $185,63,8 in questo momento. Molto bello questo. Spettacolo. Bellissimo. Fantastico. Ecco, questo è interessante perché riassumo un po' tutte le due domande che sono state fatte ultimamente. Vedi che qua si era formato un pattern qui, però c'è stato questo più recente evidenziato appunto in rosso, in verde, blu, dato Chartis, che è sempre l'ultimo. Voi dovete di fatto considerare sempre solo quello. Qua invece c'è un triangolo ascendente che ha pagato bene, perché poi il prezzo si è andato dalla parte giusta. E ora invece c'è un
Cuneo, wedge, cuneo, il cuneo è un triangolo allargato, diciamo, 69, numero da candele, direzione del bassista, il voto è molto alto, un pattern di continuazione del trend, i voti sono molto alti. Attenzione, qua si può shortare alla chiusura di questa candela, quindi è da valutare, molto seriamente, è davvero molto, molto interessante. Quale può essere l'obiettivo? Allora, l'obiettivo 182,68 tra l'altro è già segnalato. Sapete perché è già segnalato? Perché tra l'altro qua c'era stata la chiusura di questo pattern precedente. Questo è anche molto interessante perché ad esempio ieri, se l'avete seguito, è arrivato, infatti quello che ho messo anche sul mio Facebook, un segnale operativo come questo, quelli multi-time frame. Ed è interessante perché il multi-time frame vi dice, guarda, se il 15 minuti mi dà short e H1 mi dà short, per esempio, cioè due time frame diversi sullo stesso strumento finanziario mi danno la stessa operazione, AutoChartist te lo segnala mandandoti proprio la mail. Ok? E grosso modo ne ricevete uno al giorno perché poi AutoChartist non vi può mandare la mail su tutti i day trading che genera perché sennò ve ne manderebbe una quantità, quindi utilizzate eventualmente la parte della ricerca. Comunque questo è molto interessante e volevo fare con voi proprio un discorso sulla gestione del trade. Allora, se qua abbiamo 182,68 come obiettivo, eccolo qua, ci ho beccato in pieno mettendo la linea rossa. La profittabilità di questo trade al momento può, se confermato poi in chiusura, ma sicuramente verrà, può essere di 292 pips. Io cosa faccio? È una cosa mia personale, ora non c'entra niente con AutoChartist, mi tengo il mio bello studio di volatilità. Perché io paragono quanto possibile guadagnare o perdere, quanto è lecito aspettarsi, rispetto alla volatilità di uno strumento finanziario. Quindi qua abbiamo un profitto atteso, se le cose dovessero andare bene, di siamo ormai circa 290-300 pips, 295 pips. Ok? La TR è molto bassa, vedete la volatilità come scende. Prendiamo un valore medio della TR nel lungo periodo su questo strumento finanziario, quindi io zoomo e vado a vedere, lasciando la TR a 14 periodi, la TR l'ho ripetuto spesso nei miei seminari perché lo utilizzo molto per gestire il rischio in base alla volatilità, è praticamente l'escursione media che c'è tra il massimo e il minimo delle candele. In poche parole, e 14 vuol dire che è considerato nelle ultime 14 candele, quindi nelle ultime 14 candele di 4 ore in questo caso, ok? Quindi a parte questo picco di volatilità, è per quello che io prendo un valore medio, non prendo mai l'ultimo, adesso è più basso della media, qua avrei preso un valore troppo alto, quindi prendo una media per quello che zoomo e poi tendo a fare una media del valore della TR. Siamo a 95. Ok, quindi nelle 4 ore GBP yen, questo è anche utile perché magari che ne so, io seguo sempre l'euro dollaro, quindi so che l'euro dollaro si muove di 120 pips al giorno, però anche lì poi ci sono giorni dove si muove di più, giorni dove si muove di meno, periodi dove la volatilità è più alta, periodi dove la volatilità è più bassa. Ok? Quindi vedere la TR è utile anche per uno che magari dice: oh, io questo strumento non l'ho mai tradato, però hai subito un'informazione immediata. Cioè, invece di seguire adesso lo yen sterlina per 14 anni e cercare di capire quanto effettivamente questo strumento si muove tendenzialmente nell'arco di 15 minuti, un'ora, 4 ore, andate a vedere la TR dello strumento e dei time frame che volete tradare e subito avete un'informazione immediata. Questo ti dice: guarda, io mi muovo di circa 90 pips. Poi non bisogna neanche essere precisissimi, maniaci. Mi muovo circa di 90 pips ogni 4 ore. Ok? Quindi bisogna davvero capire quanto è lecito guadagnare. Qua l'analisi tecnica mi dice: guarda, un obiettivo è 182,68. Perché AutoChartist me lo dice AutoChartist. Ok? Quindi io cosa posso fare? Posso fidarmi ciecamente di AutoChartist e mettere il take profit a 182,68. Però attenzione perché i soldi poi ce li sto mettendo io, non sono di AutoChartist. Se io guadagno o perdo da questo trade, ad AutoChartist tendenzialmente non gliene può fregare di meno. AutoChartist è stato sviluppato dai softwareisti che hanno messo il loro discorso di programmazione, la loro abilità di tradurre in linguaggio macchina l'analisi tecnica, hanno messo a disposizione a tutti i trader
che lo vogliono utilizzare questo strumento, però attenzione perché poi bisogna anche fare delle considerazioni interessanti. AutoChartist anche mi dà una mano in più, molto interessante, con l'utilizzo dell'AutoChartist Volatility. L'AutoChartist Volatility, che sono queste lineette blu, come ho spiegato praticamente sempre in tutti i nostri appuntamenti che abbiamo svolto, sia più teorici che operativi su AutoChartist, teorici solo uno, operativi penso che siamo all'ottavo, non lo so. Mi ha messo a disposizione questa cosa qua, che è un insieme di lineette blu, ok? Quindi a seconda del time frame che vado a utilizzare, vedrò più o meno lineette blu. Quindi se uso 15 minuti vedrò più lineette blu perché si parte dal time frame a 15 minuti in su. Se utilizzo invece i 4 ore, come in questo caso, vedrò solo H4 e D1. Come effettivamente vedete c'è scritto 240 minuti che di fatto è H4 e 1440 minuti che di fatto è daily, il giornaliero D1. Ok, quindi questo praticamente, questo tool, questo indicatore, mi è molto utile per uno studio di volatilità perché mi dice: guarda, a seconda della volatilità della deviazione standard di questo strumento finanziario, è normale che nei prossimi 240 minuti, molto probabile al 68%, che il prezzo, se dovesse mantenere una condizione di volatilità standard. Questo non sa se ci sono notizie, non sa se c'è tra un'ora il discorso di Draghi o tra 4 ore non far parole, non lo sa, non gliene frega niente. È un calcolo della deviazione standard, del movimento normale di uno strumento finanziario, della dispersione dei dati, ok? Quindi non pensate che qua, cioè se poi se c'è un picco di volatilità perché tra pochi minuti parla Draghi, poi in realtà Draghi comunque parla domani, quindi domani ci sarà sicuramente un picco di volatilità. State attenti, è un discorso a parte. Questo studia il movimento normale di questo prezzo. Okay, quindi ha preso in considerazione sicuramente questo picco di volatilità, l'ha calcolato nella propria volatilità e vi fa questa trasposizione. Vi dice: guarda, è normale al 68% dei casi che nelle prossime 4 ore il prezzo rimanga qua dentro, così come sarà normale che nel prossimo giorno il prezzo rimanga qua dentro. Quindi, considerazione uno, numero 1. Il posizionamento del mio stop loss, che è una delle cose più importanti trascurate in attività di trader, e mi raccomando perché fa davvero differenza. L'analisi tecnica addirittura ci potrebbe dire: guarda, mettilo dalla parte opposta del pattern, quindi addirittura lo stop loss potremmo metterlo qua sopra in questo caso. Ok? E se voi siete bravi a calcolare la distanza tra il prezzo d'ingresso, che potrebbe essere praticamente ormai quello attuale, e lo stop loss in termini di pips, e lo calcoliamo subito perché poi c'è la croce che ci permette di farlo, sono 354 pips. Ok? Quindi, tra l'altro, sarebbe anche una strategia che avrebbe un rischio rendimento di un pochino più di 1 a 1, ecco, quindi comunque 1 a 1. Non che ve ne frega del fatto di avere strategie che paghino 3 per rischiare 1, tanto in quel caso, o siete bravissimi che ci azzeccate una volta su due, o diversamente avere una strategia che per forza vi debba pagare più di 1-1 non è assolutamente detto, ok? Io voglio sfatare un po' questo mito del trading. Io sono un po' contro queste cose. Non è detto che il rischio rendimento della strategia debba essere 2-1, 3-1, 6-1. Cioè, se voi avete una strategia che rende o vorreste che vi renda 6 per rischiare 1, vuol dire che molto probabilmente guadagnerete soltanto nel 18% dei casi, una cosa del genere, fate 100 diviso 6 e quanto vi esce. Se poi siete bravi, che avete una strategia rischio rendimento 6-1, guadagnate una volta su due, allora fate un sacco di soldi. Ok? Se invece utilizzate una strategia che ha un rischio rendimento di 6-1, tendenzialmente guadagnerete se soltanto se soltanto il 16% dei vostri trade va in take profit. Che già non è male, nel senso, se voi volete fare così ci mancherebbe. Infatti, quello che dico, non è necessario questa cosa del rischio rendimento superiore a 1. Per me è un rischio rendimento, può anche essere a 0,5, cioè io posso anche guadagnare 5, 0,5 rischiando 1. L'importante è sicuramente farò più eseguiti verso il mio take profit, ok? Però quando perderò, perderò un pochino di più. Quindi bisogna sempre bilanciare queste cose. Addirittura in molte strategie che propongo io, che ho proposto anche durante tutti i seminari che abbiamo fatto finora, il rischio rendimento vi dico anche incalcolabile, che come dico sempre è potenzialmente limitato, come il rischio rendimento di un grid, un sistema di trading di cui abbiamo discusso spesso nei nostri seminari fisici e ne parleremo anche a Genova il 2 ottobre.
Lì il rischio rendimento non c'è perché è potenzialmente limitato, come si dice, cioè finché il mercato si muove in una certa maniera, il great profitta piano 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 e potenzialmente potrà profittare illimitatamente, si dice, no? Non c'è un take profit fisso a quel livello lì. Quindi mi raccomando, non diventate maniaci di questa cosa. Comunque, detto questo, questa è una strategia, se gestita così, con rischio rendimento 1-1. Un altro analista tecnico mi potrebbe dire: guarda, è inutile mettere un take profit così lontano lì sopra, ma si potrebbe mettere sopra il massimo, cioè dalla parte opposta del pattern, ma attenzione, non proprio dalla parte opposta del pattern, come ho detto prima, quindi con la linea come messo sopra, ma dal massimo che c'è dalla parte opposta del pattern, che in analisi tecnica ha molto senso, perché ormai quello massimo, poi c'è stata l'inversione, quindi ha molto senso indurlo, indicarlo a 188,37. In questo caso, attenzione, ridurremmo il nostro rischio dai 370 pips circa che abbiamo detto prima a 290, quindi il rapporto rischio-rendimento da 3,95 di take profit a 2,90 andrebbe a 1,36, che è molto vicino a 138 di Fibonacci, che non c'entra niente, però è bello dirlo. Ok. Però tutto sommato anche lì io potrei ancora dire ulteriormente, vabbè, chi se ne frega. Supponiamo invece di non avere un take profit ben predefinito e di ragionare in trailing. Quindi io cosa posso fare? Posso shortare e posso mettere un trailing stop pari al valore del mio ATR medio che abbiamo calcolato essere a 95 prima. Ok? Quindi in questo caso cosa succede? Che se il mercato dovesse andare giù, questo qua continua a profittare e magari profitta ancora molto di più rispetto al 182,68 take profit indicato dal tuo chartist, nel caso che non faccia mai dei ritracciamenti sopra l'entità del mio trailing stop, quindi ai miei 95 pips che abbiamo evidenziato dal valor medio dell'ATR, ok? Che sarebbe più o meno lì. In questo caso cosa succede? Che se il mercato va giù di 95 e poi torna su, chiudo comunque la mia posizione a zero, non faccio danni. Quando è che perdo? Se il mercato va dalla mia parte senza andare con una forza di almeno 95 pips, poi ritraccia, in quel caso perderei tanto quanto non utilizzassi il mio trailing stop, perderei il rischio che ci ho messo. Mi raccomando, io questo lo dico sempre fino alla noia, potrei risultare noioso, qualsiasi strategia del rischio decidiate di attuare, sia questa lasciando un po' più spazio di manovra, quindi un pochino più conservativa, sia la seconda che invece prevede uno stop loss un pochino più vicino, dovete essere bravi voi, cosa che non ci vuole tanto, basta fare due calcoli o avere un foglio Excel che ve lo fa, o ci sono tool per la MetaTrader 4 che vi permettono di farlo, come il Chart Risk Manager o altri, di cui abbiamo già appunto approfondito in altri seminari, la possibilità di entrare sempre con lo stesso rischio percentuale rispetto al vostro portafoglio, perché mi raccomando, abbiamo detto sopra con la strategia di uscita numero 1, cioè lo stop loss lì sopra, si rischiavano, abbiamo detto, 370 pips, sotto invece 290. Voi dovete essere bravi a far dire quei 290 pips o 370. Quindi se io entro con lo stop loss più lontano, devo mettere un pochino meno lotti su questa strategia perché mi deve corrispondere il fatto che io metto sempre, che ne so, il 2%, il 5%, l'1%, lo 0,5%, quello che decidete voi a priori, di rischio percentuale del mio capitale, mi raccomando. Yuri mi dice: ma sai che i retail trader usano rischio rendimento 1 a 100 perché quella volta che perdono chiudono il conto? Guarda, tutto sommato, purtroppo io ti posso dire che effettivamente è un po' una battuta, un po' no, perché io questo davvero, io mi confronto quotidianamente con persone, con traders provetti che non mettono stop loss. E dico traders provetti perché chi non mette lo stop loss è, ve lo dico, un trader provetto, perché non puoi, io questo lo dico per esperienza, io sono nel settore da 5 anni, faccio trading da 8 anni. Anch'io quando ho iniziato a fare trading ero assolutamente un pazzo, avevo un obiettivo di guadagnare 120% per strategia, rischiando l'80%, poi dopo un po' ti dai una calmata. È una soluzione naturale, nel senso o vuoi fare trading e quindi ti dai una calmata, o vuoi fare gambling e quindi ti diventa uno sport, però
non è più trading, quindi mi raccomando, quello che dice Yuri è sacrosanto, il discorso del guarda che allora ci siamo passati tutti e questo va bene. La differenza la fa quando uno ci passa, è un'esperienza, poi va avanti facendo altro, gestendo bene il rischio, oppure chi c'ha la testa dura, magari dice no, adesso voglio recuperare, quindi rischio di più, e questo lo sapete tutti, e ve lo dico anch'io confermandolo, perché comunque parlo con molte persone ogni giorno che fanno questo errore. Se voi non mettete lo stop loss del vostro conto, c'è chi inizia a dire no, no, guarda, io non lo metto, però poi quando va lì chiudo mercato. Allora, già partendo così con questa mentalità, vuol dire che ti rovini la vita, perché tu devi stare lì a guardarti il grafico. Magari c'è pure otto monitor, quindi ti rovini pure la vista. Ok, sale, scende. No, paura, paura. No, no, cosa faccio? Chiudo. No, no, dai, non chiudo. Aspettiamo che vada ancora un pochino su. E poi magari è aumentata ancora l'esposizione al rischio. Quindi mi raccomando, mi raccomando, anche il grid, tra l'altro, l'expert advisor che è stato proposto in diverse occasioni, è vero che aumenta l'esposizione nel caso la posizione andasse contro, perché poi la strategia si basa su quello molto, poi dipende come viene settata, ma ha un rischio, cioè tutto parte da quanto vuoi rischiare tu. Quello che tu vuoi rischiare è proprio un parametro che imposti nell'expert advisor, ok? Cosa che invece nella nostra testa, che non è un expert advisor, perché la nostra testa è più esperta di un expert advisor, ma la differenza qual è? Che l'expert advisor poi fa quello che gli avevi imposto tu, la nostra testa invece quello che gli abbiamo imposto all'inizio non lo fa, perché poi cambia idea. Quindi mi raccomando, partire da una gestione accurata del rischio è la cosa più importante. Io questo lo dico sempre, perché ci siamo passati tutti, ci sono passato anch'io e voglio darvi un consiglio che fa la differenza nel trading. Quindi mi raccomando, perché tutti dicono strategia, strategia, strategia. La strategia è con una stessa strategia può avere più o meno successo a seconda di come gestisci effettivamente il rischio, perché poi il lavoretto che vi ho detto di fare, di mettere soldi più o meno lotti a seconda se metto lo stop qua o qua, effettivamente non sono in tanti a farlo, sono sempre di più, perché poi lo noto con piacere, per carità che questi software vengono utilizzati da più persone, ma non così costantemente come dovrebbe essere, quindi mi raccomando. Comunque quello che diceva Yuri, ho fatto una parentesi forse un pochino lunga. Lui dice, mi sa che i retail trader usano rischio rendimento 1-100 perché quella volta che perdono chiudono il conto, non è, beh, poi così vera, perché poi tutto sommato non sono così tanti quelli che si ammazzano con un trade solo, ma sono moltissimi quelli che si ammazzano con pochi trade andati male. Cioè il fatto di far correre perdite, non mettere lo stop loss alla fine, la sovraesposizione, cioè esporsi con 5 lotti quando ci si hanno 1000 euro sul conto, porta sempre a problemi perché avete la statistica contro, ok? Quindi mi raccomando, utilizzate concetti anche base di statistica. Tutto sommato, questa cosa qua anche della tua chart di volatility non è che sia complicata. Quello che tra l'altro ricordo piacerebbe fare a me, poi tra una cosa e l'altra un pochino mi sono perso. Chi è bravo a programmare mi può contattare, stefano.gianti@swissquote.com, perché io quello che vorrei creare è il cono delle probabilità, che è un concetto molto simile a questo, ma ti fa una traslazione della velocità nel tempo, quindi di fatto ti disegna un cono sul grafico, questo invece sono due livelli fissi a seconda della velocità, però sono due livelli fissi quando c'è il concetto di tempo, ok? È un pochino lungo da spiegare, perché però chi fosse bravo a programmare c'ha un po' voglia di farlo, tanto poi penso che a programmare sia anche abbastanza facile. Lo può fare tranquillamente. Francesco dice: in base alla tua esperienza con AutoChartis, meglio time frame lunghi o corti? M15, M30, H1, H4? Allora, già AutoChartis appunto fa questa ottima cosa di selezionare time frame, perché vedete non vi offre il daily, il weekly, il monthly, non vi offre M1, M5, e già quindi AutoChartis fa questo lavoro. Io vi dico, in generale sul mercato delle valute H1, a mio avviso, è un time frame da prediligere. Con la tua Chartis ci si trova molto bene anche con M15. Quindi M15 lo suggerisco molto. Un trade come questo su H4, guardate, questo secondo me è fantastico, è un ottimo trade, quindi grazie Massi dello spunto che hai avuto. Sergio dice, che mi dici degli avvisi correlati? Ne abbiamo parlato prima, proprio all'inizio di questo, quando ho spiegato questo, dicevo che ieri c'era un avviso correlato. Però non era GBP yen, era euro yen. Comunque era la stessa cosa, perché poi tanto se lo yen si apprezza,
Euro-yen scende, USD-yen scende, quindi alla fine euro-yen, eccetera, più o meno è simile. Comunque c'era proprio ieri, che ho postato anche sul mio Facebook, un avviso correlato che ti diceva short euro-yen su M15, cioè se su M15 ti esce uno short confermato anche da H1 o da H4, quindi da un altro time frame, ti arriva la mail che ti dice: guarda, c'è questa occasione statisticamente importante, perché due time frame che te lo dicono, quindi hai una percentuale, una probabilità di successo in più, quindi short e basta. Guardate, questo sull'analisi tecnica con AutoChartist è sicuramente un ottimo trade. Infatti, tra l'altro, anche AutoChartist gli dà 3, 6, 9, 9 di voto, 9 su 10, non è poco, ragazzi. È normale che 9, ma anche 10, non ti assicura di avere il successo, il raggiungimento del take profit, perché questo poi, come si dice, lo scopriremo solo vivendo. Ma questo è un ottimo trade. Bisogna decidere come gestire il rischio, e io quello che direi è mettere lo stop loss a 188 e 38 per farla breve, quindi sul massimo della parte opposta del pattern. Gestire bene il rischio, quindi voi dite: ok, io shorto a il prezzo che ne so di mercato, aspetto che chiuda la candela. Quindi voi prendete a distanza tra la candela e lo stop loss. Dite: io su ogni operazione in genere, rispetto a come sono fatto io, come avverto il rischio, quanti soldi ho sul portafoglio, i soldi che sono sul portafoglio, quanta importanza hanno nella mia vita, tutti questi discorsi qua che dovete fare. Anzi, magari a ottobre facciamo proprio un seminario solo su questo, dove ripeto tutte queste cose noiose che però fanno diventare un trader profittevole nel lungo periodo. E cosa faccio? Gestisco quindi la mia posizione, quindi so che qua ci metterò poco, una perdita che se perdo mi fa esperienza, mi fa perdere soldi, ma non mi rovina il conto trading e non mi rovina la vita, e lo affronto anche con serenità, perché se io so cosa potrà succedere durante il trade, di sicuro non ho neanche l'ansia da prestazione durante il trade stesso. Ok? Bene, perfetto. Quindi questo è sicuramente, beh, sicuramente lo dico per me, poi ognuno fa le sue scelte, è un trade che può essere impostato, molto molto interessante. Tra l'altro GBP Yen arriva da un periodo molto forte, adesso sta ritracciando, però lo Yen si mantiene una valuta debole, vabbè, comunque andare a shortare una valuta debole, se c'è un motivo tecnico, si può fare tranquillamente, anzi questo è molto interessante perché molti vendono solo perché si è sul massimo, però mi raccomando, seguite sempre l'analisi tecnica, quindi shortate solo se ha senso farlo, ok? Bene, perfetto, questo è sicuramente un ottimo spunto e magari chiudiamo proprio anche con questo. Tra l'altro avremo occasione, vedete, in questo ho preso un'altra valuta a caso con lo yen, vedete che alla fine è normale che se lo yen scende, tutte queste valute, CAD yen, GBP yen, abbiamo anche il gold addirittura in yen, l'oro, il silver anche, va a scendere, ecco, non è una scoperta. Bene, tra l'altro vi ricordo che le valute quotate in yen, il pip è la seconda cifra dopo la virgola, c'è questa particolarità. Vedete, GBP yen è più liquida, c'è anche il decimo di pip, così come sull'euro-dollaro c'è la quinta cifra dopo la virgola, su GBP yen c'è la terza cifra dopo la virgola, però il pip, il valore del pip, è quello che la MetaTrader tra l'altro evidenzia in grande. In questo caso le valute con lo yen è la seconda cifra dopo la virgola. Questo, vabbè, tutto sommato, soprattutto se utilizzate dei tool che vi fanno il calcolo del rischio, eccetera, eccetera, non ve ne può neanche fregare di meno, però comunque è bello sapere che lo yen ha questa particolarità nel mercato delle valute: il pip, la variazione minima, è la seconda cifra dopo la virgola, poi trovate anche la terza, è il decimo di pip, ok? Il pip è la seconda cifra dopo la virgola per le valute con lo yen, la quarta cifra dopo la virgola per le altre valute, poi è vero che c'è anche nelle altre valute la quinta cifra dopo la virgola, ma quello è il decimo di pip, ok? Perfetto. Bene, ottimo, fantastico. Io vi ricordo appuntamento di questa sera alle ore 18, ma vi ricordo anche l'appuntamento fondamentale, soprattutto per me, perché io vi voglio vedere, voglio conoscervi, voglio dare un voto alle voci che spesso sento al telefono, quindi mi raccomando, non perdetevi la possibilità di essere con noi a Milano il giovedì prossimo e a Genova venerdì prossimo.
Quindi 1 ottobre Milano, 2 ottobre Genova, sono alberghi vicinissimi alle rispettive stazioni centrali, quindi alla stazione centrale Milano, al Four Point, come si chiama l'albergo, c'è scritto qua sopra, se cliccate su Registrati c'è scritto Via Gerolamo Cardano 1, Hotel Four Point by Sheraton. Cliccate qua, c'è anche la mappa, c'è anche scritto, vedete come arrivare, se cliccate lì, ecco, allora il mio, non c'ho più flash su questo computer, ormai stanno facendo guerra flash, ecco perché non andava lì, AutoChartist, sul browser, e poi il giorno successivo saremmo a Genova, non sono mai io dal 2010 faccio seminari, non sono mai stato a Genova, quindi ho detto, dov'è andare a Genova, tutto lì. È una bella zona, abbiamo molti clienti in Liguria, quindi mi raccomando, anche per chi non è di Genova, mi raccomando, venite a trovarci. Cioè, sono stato a Genova nella mia vita, ma non per fare seminari, è chiaro. Bellissima città Genova. Quindi siamo vicino alla stazione Genova-Brignole, qua c'è la mappa, in pieno centro, via 20 settembre 35. L'albergo sembra anche bellissimo, vedete le foto, non ci sono mai stato lì, però sembra bello. Sergio dice, l'incontro di Milano-Genova sarà pure in diretta streaming? No, no, non li facciamo più in streaming, tanto tutto sommato è più dispersivo, poi facciamo comunque solo un'ora su 8, fare in streaming 8 ore è diverso, preferiamo concentrarci su chi è in sala, diamo di tutto, di più, è fantastico, come fare i seminari fisici mi fa impazzire, bellissimo, però mi raccomando, venite, quindi io vi chiedo, guardate, il trading è un discorso molto interessante. È bello, fate un sacco, io posso capire che magari uno perde una giornata di lavoro, oppure uno che ne so, poi alle 6 se ne va a casa e inizia a lavorare, alla fine nella vita bisogna fare dei sacrifici, il seminario è gratuito, magari uno si deve pagare il biglietto, ma il seminario è gratuito, quindi mi raccomando, come ogni attività umana si richiede magari anche il sacrificio, quindi capisco che se uno è di Genova magari ok fa 100 metri a piedi arriva, se uno non è di Genova si deve magari anche fare 2 ore di treno, però tenete presente che noi arriviamo da Londra, quindi capite che vi chiedo di esserci, nel senso è una cosa che interessa a tutti, possiamo parlare poi di qualsiasi argomento, perché poi magari noi partiamo, noi cerchiamo di stare sull'argomento, però qualsiasi domanda viene risposta, quindi mi raccomando, i seminari sono fatti anche apposta per chi non ha mai fatto trading, chi non sa che cos'è l'oro dollaro, meglio ancora. Il seminario però viene fatto anche per chi fa trading da 20 anni e vuole arricchire la propria operatività, perché poi anche per noi è sempre un confronto fantastico, c'è uno che mi dice guarda io utilizzo questa strategia, portiamola avanti, quindi va davvero bene, il discorso di condivisione di trading a me piace davvero molto, per quello ho creato appunto questa pagina Facebook che utilizzo appositamente che è Stefano Gianti Swissquote, quindi Stefano Gianti è la mia personale, invece Stefano Gianti Swissquote è quella che ho creato apposta per condividere le idee di trading il più possibile. Ho già iniziato a cercare di farlo prima su Twitter, poi è normale che Facebook giustamente va anche molto di più, poi è anche più comodo della verità perché poi Twitter ha questa cosa di 140 caratteri, invece su Facebook cerchi di dare l'indicazione basta, però se poi vuoi scrivere molto di più lo puoi fare e cerchiamo di postare analisi ma anche notizie, così comunque chi partecipa attivamente a questa pagina ha sia il vantaggio di poter condividere idee di trading, ma anche il vantaggio di rimanere aggiornato su tutto quello che facciamo come eventi. Ok? Perfetto, io vi ringrazio l'attenzione, vi auguro buona giornata, buon trading, ma soprattutto comunque ci possiamo sentire anche questa sera ad un altro seminario che avremo operativo sulla price action, in quel caso. Ci sarà con noi ospite Giuseppe Musciarelli che va a descrivere la propria operatività, le proprie operazioni aperte, come le gestisce ed eventualmente vediamo se riusciamo ad aprire proprio alle ore 18 operazioni. Ok? Ciao, grazie dice Gabriele, grazie a tutti voi. Io vi ricordo prima di chiudere che le informazioni fornite per espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. I CFD e FX sono prodotti che utilizzano effetto leva. Il trading può non essere per tutti, mi raccomando, quello che noi facciamo quando voi di fatto attivate un conto. Infatti, per attivare un conto, come si fa? Si va su Swissquote.it, si clicca su apri un conto, si va a compilare il form e a parte i dati della persona stessa, vengono anche chieste domande relative alla propria esperienza, okay? Quindi la conoscenza dello strumento finanziario. Se non si ha una conoscenza che non si ritiene adeguata,
Non bisogna assolutamente arrendersi, bisogna eventualmente chiamarci l'800-148-261 e poi si può tranquillamente discutere. Abbiamo addirittura messo anche la possibilità di salvare il form, che ne so, magari se uno è arrivato a compilare la prima pagina, poi per qualsiasi motivo, che ne so, gli arriva una chiamata o inizia la partita, si clicca su salva e se lo va a riprendere dopo gli arriva una mail, poi basta che ci clicca e lo può fare. Tenete presente che per compilare il form ci vogliono circa 4 minuti se uno è veloce e 10 minuti se uno è lento, ecco, giusto per darvi indicazioni. Si va a scegliere la leva? Noi cosa facciamo? Diamo leva fino a 400 al libero arbitrio dell'utente stesso. Uno può anche avere leva 1.1, 1.2, 1.50, quello che vuole. Noi diamo la possibilità comunque al singolo trader di sceglierla, assolutamente. Fino a 400 per importi di deposito fino a 10.000 dollari di controvalore, quindi circa 9.000 euro di deposito. E poi si scende a 200 e 100 a seconda di quanto si versa, però vendi. Poi sono cose personali, basta contattarci. 800-148-261 è la nostra mail. Vi ricordo, 800-148-261 è il nostro numero verde. info@chiacchierasquisco.eu o .it è la stessa cosa. La nostra email, c'è anche la chat in tempo reale, operativa dalle ore 9 alle ore 19 ogni giorno, dal lunedì a venerdì. Io vi ricordo la mia pagina Facebook, Stefano Gianti Squeezecot, vi saluto e ci vediamo. Chi è stato bravo già aperto la posizione, poi già in profitto. Bene, perfetto, chi è in profitto mi raccomando, non chiuda la posizione perché guadagna 12 pips, ma la gestisca così come aveva predefinito all'inizio, ci siamo detti. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buon trading, ci sentiamo alle ore 18.